Un dolce così buono al cioccolato non lo trovate da nessuna parte, nemmeno in pasticceria. Prendiamo 200 g di cioccolato fondente e andiamo a tagliarlo a pezzettini. E ora vado a scioglierlo a bagnomaria. Cioccolato sciolto, Diana, ma che cosa ci preparerai oggi? Oggi un qualcosa di super goloso, proprio ai massimi livelli. Ah sì? Sì, vedrai. Colpisci il mio punto debole, sai che il cioccolato è il mio Ma punto non è solo il tuo. Ci siamo! Il cioccolato si è sciolto perfettamente. Adesso spegniamo, lo mettiamo da parte e lo facciamo intiepidire un attimo. Nel frattempo prendo 120 g di biscotti fatti in casa, oppure voi potete usare qualsiasi altro tipo di biscotto che volete. Vado a metterli sul tagliere, io li ho già spezzettati a mano e adesso vado a tagliarli grossolanamente con un coltello. Non devono essere super fini, mi raccomando, quindi vogliamo anche avere dei pezzi un po' più grandi, tipo questo. Ovviamente questi sono biscotti senza glutine, però la ricetta verrà benissimo ugualmente con qualsiasi altro tipo di biscotti. Tra l'altro, ragazzi, vi piacerebbe che facessimo una ricetta di biscotti superlativa fatti in casa? Che bella idea! È da un po' che non facciamo dei biscotti. Dai, scriveteci nei commenti se vi piacerebbe una ricetta di biscotti proprio da inzuppo, da colazione, come si deve. Biscotti estivi. Biscotti estivi. Una volta sbriciolati, vado a metterli in una ciotola. Ora prendo 60 grammi di mandorle e vado a tagliarle grossolanamente con il coltello. Unisco anche le mandorle tagliate insieme ai biscotti. Penso di aver capito cosa stai facendo, Diana. Sei sicuro? 92%. Prossimo passaggio forse ti dirà qualcosa in più. Ok. Ora riprendo il cioccolato che ho sciolto precedentemente e all'interno vado ad aggiungere 40 g di margarina vegetale. Noi la facciamo in casa, ma ovviamente viene bene anche con quella acquistata. Come vedete è molto morbida, quindi fatela ammorbidire anche voi, tanto con questo caldo ci vorrà poco. Aggiungo anche 60 g di bevanda vegetale, noi usiamo quella di soia, ma va benissimo qualsiasi altra bevanda vegetale. Mescolo bene tutto e ora aggiungo anche il mix di biscotti e mandorle che ho tagliato prima e mescolo di nuovo. Ora aromatizzo con dell'essenza di rum, ma se non vi piace potete tranquillamente ometterlo. Ovviamente questo darà proprio il tocco in più finale al nostro dolce. Ora questo composto, siccome fa veramente caldo, lo mettiamo in frigo per circa 10 minuti. E dopo 10 minuti, come vedete, il composto è diventato un po' più malleabile, più denso. Adesso lo verso su un foglio di carta da forno. E adesso comincio a dargli la forma tipica del... Bravissimo! Salame al cioccolato! Allora, visto che hai Eh indovinato. sì, te l'avevo detto! Bravissimo! E voi ragazzi, l'avevate indovinato? Scrivetecelo qui sotto nei commenti! Dobbiamo semplicemente creare una caramella, chiamiamola così. Una caramellona Una caramella, gigante! sì. Poi chiudiamo l'estremità in questo modo. E adesso lo mettiamo nel congelatore per un paio d'ore. Ci vediamo dopo. Allora ragazzi, andiamo subito a vedere come è venuto il nostro salame di cioccolato. Ma nel frattempo supportateci, mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo, per noi è importantissimo ed è ciò che ci aiuta e ci permette di continuare a condividere tutte queste bontà con voi. E seguiteci anche su Instagram, mi raccomando, abbiamo appena raggiunto i 60.000, quindi grazie di cuore. Seguiteci anche lì, ci chiamiamo Diana e Alessio. Quindi vado a rimuovere la carta da forno. Mi raccomando, lasciatelo riposare a temperatura ambiente per circa 10 minuti, così sarà più facile. Adesso andiamo a vedere come si presenta all'interno. Andiamo a tagliarlo. 3, 2, 1. Wow, ragazzi, si presenta benissimo, che Tagliamo bello! subito subito le fette. Chissà che buono, Diana, mamma mia. Pronti per l'assaggio? Pronti, pronti! Io prontissima. Diana, com'è? Mamma mia, ragazzi, questo è il dolce al cioccolato più buono che abbia mai fatto. Ah sì? Incredibile.